I would like to give Vorrei a farti specific una question about domanda my innanzitutto first sul book tuo published in Italy, My ultimo First libro, Letter, pubblicato in in italiano da English, Your First Castelvecchi, Issue, in Social cui parli della Contemporary questione Social socialista nel Critique. panorama The question politico is, contemporaneo. Was E la Social domanda Critique the ovviamente è: first cosa attempt significa il socialismo nel XXI secolo? and I have to say this was a Sì, first devo dire che rather è short stata una prima lecture than e I breve gave at conferenza the museum, che ho at the tenuto Macro al Museum. Museo Macro. I think I've only scratched the E credo di surface aver of soltanto what there sfiorato il are to be problema. working on and In would like verità to è develop qualcosa alla quale sto intellectually ancora deeper lavorando e che vorrei texts diventasse eventually un and saggio più ricco. intersecting, of course, with the current situation Sicuramente of ha delle coronavirus, assonanze con l'attuale pandemia da will tell you a coronavirus. lot about how what a kind of E corona mi sto socialism might interrogando be sulla connotazione che il socialismo può in contrast to the assumere current ai tempi del corona coronavirus, in capitalism that contrapposizione al is capitalismo proving nell'era very del disastrous coronavirus, tomorrow. che al momento But rivela tutta la sua I could inadeguatezza. start by summarizing Se volete, the potrei approach iniziare that I've riassumendo developed so far with l'approccio a che ho little sviluppato finora in very preliminary questo attempt that appears in tentativo the preliminare Castelvecchio che figura volume. nel saggio And edito da the Castelvecchi. starting point was that we can't really Il punto di really partenza imagine the kind what è kind of che non socialism we possiamo need realmente for our immaginare che time tipo di socialismo ci until serva we ora, get a clear picture of the fintanto che kind non of sviluppiamo una capitalism visione that molto we're chiara di facing che tipo di now. capitalismo stiamo Because vivendo nel XXI I start secolo. with the somewhat classical assumption in the Io social parto da tradition alcuni that principi socialism della will tradizione attempt socialista, per to cui il remedy the socialismo è un failures and tentativo di ills of rimediare ai capitalism that fallimenti it's not e ai mali del simply a capitalismo, kind of beautiful image of che non the si good tratta di una society, visione but idilliaca della has to be società, based on ma che real deve basarsi sulle possibilities reali possibilità embedded in an historical insite in un situation. determinato This contesto familiar storico, in una idea determinata in the Marxist situazione tradition storica. that Si tratta di un'idea Cattolica nota alla has, tradizione marxista, in a ovvero che il sense, capitalismo, given da un us certo punto di actual vista, ci ha dato possibilities delle for effettive a form possibilità of di life forme di vita which it is itself che di per incapable se of stesse realizing. Restano So the sense irrealizzate. of possibilities that are Si tratta di stalled, that are possibilità in blocked, stallo, paralizzate. and the kind of way of thinking about E socialism that l'approccio al interests socialismo me che più mi is interessa precisely to risiede proprio in identify questo, those ovvero blocked or identificare stalled queste possibilità possibilities and then bloccate to e think about pensare what a is tutto ciò involved che in serve realizing per them. So realizzarle, per I attuarle. start with an Quindi attempt to inizio sketch the definendo form of il society that profilo we della società nella quale currently viviamo, inhabit, what is capitalism in che cos'è il general, what capitalismo is in generale our e current qual form è of capitalism in la particular, nostra attuale forma di to capitalismo in particolare, identify the blockages, the allo scopo injustices, di identificare gli the ostacoli, le crisis ingiustizie, tendencies and dysfunctions, le the tendenze che portano alle irrationalities crisi e le that are disfunzioni, le inherent irrazionalità in this che form of afferiscono capitalist a questa society, forma di that are not società accidental either, capitalistica, che non sono but that are fortuite, built in a deep structural way ma bensì to its inserite al very suo interno definition, in maniera and then strutturale, to try fino to a plasmare la imagine and definizione. define a Dopodiché socialism cercherò di that immaginare o di definire overcomes un those socialismo che blockages, those supera questi ostacoli, irrationalities, queste those irrazionalità e injustices. queste Second point ingiustizie. about this method for approaching the question is Il secondo punto what I call the è più di neo-Schwarzian carattere metodologico, expanded poiché view of questa analisi capitalism, implica ciò che io beyond the chiamo one that una we visione allargata inherited del from capitalismo, the che vada ben Marxist oltre quella che abbiamo conceptions of ereditato dalla their, tradizione you might call them, marxista, traditional ovvero conceptions of la concezione capitalism. tradizionale del And capitalismo. I'm arguing for an expanded view of E capitalism which, rivendico la necessità when di una given, visione allargata del will capitalismo, che una volta incline me definita for an expanded impone view una of visione allargata socialism. del socialismo. And in a nutshell, the expanded view of capitalism In means poche parole, that una we have to visione think of allargata del capitalism as something capitalismo implica bigger che than dobbiamo its pensare al economy, capitalismo come a not qualcosa di simply più an grande di economic un'economia. system, Ma
Non si tratta semplicemente di un sistema economico come tradizionalmente inteso, ma si tratta dell'economia più una serie di condizioni di base essenziali e indispensabili che rendono l'economia possibile senza le quali altrimenti non potremmo averla. Tra un istante vi dirò cosa intendo per condizioni di base, ma il punto chiave è che il capitalismo in senso lato è una modalità altamente disfunzionale, irrazionale e ingiusta di correlare un sistema economico che si è guadagnato il centro della scena a delle condizioni di possibilità di base. E pensiamo per un attimo alle conseguenze che ciò può avere per il socialismo. Il socialismo deve essere qualcosa di più grande di un sistema economico alternativo. Deve essere un nuovo modo di correlare l'economia tradizionalmente intesa alle condizioni di possibilità di base. Quindi siamo in presenza di una visione allargata di capitalismo che implica una visione allargata del socialismo. Sì, per me puoi continuare quanto vuoi, ma vorrei farti un'altra domanda, un'altra piccola domanda, perché penso che questo sia anche il motivo per cui non può esserci nessuna emancipazione femminile se queste strutture rimangono intatte. Sì, una visione allargata del capitalismo prevede anche una visione allargata delle forme intrinseche di dominio e subordinazione, forme di dominio che vanno ben oltre l'idea di dominio di classe e di ingiustizia sociale, mutuate dalla tradizione marxista, che si concentra principalmente sul sistema economico e sullo sfruttamento della forza lavoro salariata formalmente libera nell'ambito della produzione di beni di consumo. Ma oltre a questa forma di dominio ci sono altre forme di dominio e di ingiustizia che hanno a che fare con il rapporto tra la sfera produttiva, ovvero l'economia ufficiale, e le rispettive condizioni di possibilità di base. Una di queste condizioni di possibilità è nella fattispecie un ampio fondo di lavoro sociale non retribuito. E se vogliamo anche affrontare la disparità di genere, possiamo parlare dei care worker, dei prestatori di cura, un lavoro che viene per lo più, anche se non esclusivamente, svolto da donne, in parte nell'ambito della sfera domestica e familiare e parentale, ma anche a livello di comunità, di vicinato, nell'ambito della sfera domestica e familiare, nell'ambito della società civile e in alcuni casi anche nell'ambito dei servizi previdenziali e assistenziali erogati dallo Stato. Stiamo parlando di manodopera sociale necessaria, dedita per così dire alla creazione, alla formazione dell'individuo in contrapposizione alla creazione di profitto. E senza questa attività, che chiamiamo lavoro finalizzato alla riproduzione sociale, bene, senza questa attività di riproduzione sociale non possiamo avere produzione economica. Non potremmo avere esseri umani che svolgono lavoro salariato, non potremmo avere capitalisti, non potremmo avere scambi commerciali. Non potremmo avere produzione, vendite, circolazione delle merci e creazione di profitto. Quindi la riproduzione sociale è una condizione di base imprescindibile per la produzione economica.
La riproduzione sociale è presente in ogni società, nella società socialista, e nelle società precapitalistiche, eccetera, ma la specificità del capitalismo è lo scindere il lavoro di riproduzione sociale da quello della produzione economica e declinare la produzione economica in termini monetari a vantaggio del profitto privato, a vantaggio dell'appropriazione privata del surplus sotto forma di profitto e via dicendo, relegando quindi il lavoro di riproduzione sociale in una posizione di secondo piano e rinnegando o svalutando il valore di quel tipo di lavoro. In altre parole, solo il lavoro monetizzabile è meritevole di valore. Il capitalismo cerca di evitare di pagare per il lavoro di riproduzione sociale per quanto possibile e talvolta, in alcuni casi, la remunerazione di questo tipo di lavoro viene incanalata per tramite di imposte societarie per pagare prestazioni pubbliche, ad esempio l'istruzione, la sanità, eccetera. Servizi che vengono finanziati tramite la tassazione, ivi comprese le imposte patrimoniali. Ma il capitalismo cerca di negare il valore di tutto ciò e cerca di evitare di pagare. Quindi ci troviamo di fronte a un assetto alquanto irrazionale, nel senso che si dà priorità alla produzione di beni in nome del profitto, si nega il valore del lavoro destinato alla formazione dell'individuo con tutte le sue complessità e si palesa una contraddizione per la riproduzione sociale che è deliberatamente integrata nella società capitalistica e non è affatto fortuita. E ha a che fare con il fatto che la produzione dipende dalla riproduzione, ma che il capitalismo rinnega questa dipendenza e si rifiuta di riconoscerla, si rifiuta di farsi carico del costo per reintegrare le energie e le capacità che sono convogliate nel lavoro di riproduzione sociale. E in tal modo è sempre incline a consumare il sistema di riproduzione sociale senza reintegrarlo e da un certo punto di vista anche a degradarlo, a esaurirlo, a destabilizzarlo, proprio come fa con la natura non umana. E ci torneremo dopo su questo aspetto, ma è già chiaro che si può intravedere un parallelismo tra questi due concetti. Quindi il capitalismo presuppone una netta divisione tra la riproduzione e la produzione, contrariamente alle società precapitalistiche, e spero che così non sarà nella società socialista. Questa dicotomia si estrinseca tramite il genere, ovvero questa divisione viene declinata in una divisione di genere. Una netta scissione tra uomo e donna, tra maschile e femminile, e poiché codifica il lavoro riproduttivo come femminile e ne assegna la parte più cospicua alla donna, ecco che crea una sorta di subordinazione intrinseca della donna nelle società capitalistiche e da un lato è subordinazione al capitale, ma anche subordinazione a tutti quei lavoratori salariati che possono, tra virgolette, scaricare le proprie responsabilità riproduttive su altre persone che non sono in grado o si rifiutano di scaricare le loro responsabilità. Quindi c'è persino una subordinazione secondaria tra donne lavoratrici e uomini lavoratori, in aggiunta alla subordinazione di tutta la struttura al capitalismo e alla classe capitalista.
Questa dinamica non è affatto casuale, ha una connotazione strutturale proprio come lo sfruttamento di classe e si manifesta quando si adotta una visione sempre più allargata del capitalismo. Non si palesa più solo come una sfera della produzione di beni, ma bensì come una relazione specifica tra produzione di beni e riproduzione sociale, una relazione di genere che è ingiusta e profondamente irrazionale, perché contiene questa tendenza intrinseca verso la crisi sociale o ancor più verso la crisi economica. Per tornare alla questione del socialismo, il socialismo deve fare molto di più, non deve soltanto rimediare allo sfruttamento di classe come comunemente inteso, non riguarda soltanto lo sfruttamento di manodopera salariata, ma si tratta anche di un'altra appropriazione, ovvero quella del lavoro non salariato di riproduzione sociale. Pertanto, oltre a cambiare il rapporto che esiste con la sfera produttiva, il socialismo deve modificare il rapporto tra produzione e riproduzione. Sì, quindi il capitalismo si sta suicidando, ma sta anche uccidendo la società e il pianeta. Penso anche a un'altra grande arma che stiamo vedendo in questo periodo, l'infodemia. C'è un'epidemia di informazione, un eccesso di informazione da una parte, e dall'altra però come possiamo fare in modo che la pandemia che stiamo vivendo non peggiori ulteriormente l'ineguaglianza, molto più di quanto già stiamo vedendo in questi giorni con Trump negli Stati Uniti? Ecco, in questo momento può esserci una possibilità per ribaltare il sistema? Ok, la pandemia è sicuramente un'onda d'urto enorme per il sistema capitalistico su molteplici livelli, a livello dell'economia, a livello sanitario, perché stiamo assistendo al collasso del sistema sanitario e anche all'incapacità dei singoli governi di gestire la situazione, l'incapacità di coordinare una reazione coordinata su scala globale, l'incapacità di paesi apparentemente potenti come gli Stati Uniti di delineare un piano di risposta nazionale efficace contro la pandemia. Questo è il risultato di decenni di austerità, di tagli. Basti pensare al settore pubblico. E basti pensare alla diffusione di una concezione privatizzata della sanità, concentrata più che altro sul numero degli assicurati e non sull'infrastruttura sanitaria che presiede alla salute dell'individuo. È lampante che se estendessimo l'assicurazione a tutti, guarderemmo solo al lato consumistico della cosa, al consumo, ma non dobbiamo dimenticarci del lato produttivo. In altre parole, stiamo producendo ventilatori, stiamo costruendo ospedali e queste decisioni sono tutte lasciate al mercato. E ora stiamo vedendo il risultato, ovvero stiamo assistendo all'incapacità del mercato. Il mercato è disastroso in questo frangente. Quindi, tre colpi ben assestati al sistema e ognuno di essi ci insegna delle lezioni diverse. Lezioni che qualcuno impara per un po' di tempo, ma non tutti le imparano. Lezioni che poi vengono dimenticate, ma poi ritornano in occasione della turbolenza successiva e vengono imparate da più persone. Sicuramente lo shock del 2007-2008 avrebbe dovuto insegnarci qualcosa sul potere distruttivo del capitalismo di libero mercato, ma tutto è stato rapidamente sopito. Per tutta risposta, infatti, ci si è per lo più concentrati sulla ripresa economica invece che sulla ristrutturazione economica, ovvero ci si è chiesti come facciamo a risollevare il mercato azionario anziché chiederci come possiamo risolvere la causa del problema.
Dall'altro canto, però, quello scossone ha fatto nascere movimenti come Occupy, che sono emersi nel periodo immediatamente successivo con grande apprendimento sociale. Sfortunatamente, però, ha anche fatto scaturire i movimenti populisti di destra, i movimenti sciovinisti e razzisti, i movimenti contro gli immigrati, che ad oggi hanno un grande seguito. Negli Stati Uniti abbiamo assistito a tutto ciò durante le elezioni del 2016. Bernie Sanders e Trump, da due schieramenti diversi, sinistra e destra, hanno sbaragliato il precedente establishment politico. Ora assistiamo a una crisi che forse rivela l'incapacità di Trump e del populismo di destra ovunque di proporre delle vere soluzioni. E vi lascio con un'ultima riflessione a tal riguardo, che è anche spiegata nel libro. È un'idea semplice, l'idea del pay as you go, ovvero pagare per ciò che si usa. Basta eludere costi che vengono disconosciuti in maniera opportunistica. In altre parole, una società socialista deve pagare il costo completo per la riproduzione di ciò che prende dalla natura, ivi compresi i costi di reintegro e di ripristino, per ad esempio danni causati dalle emissioni di carbonio o da altre prassi estrattive. Deve pagare il costo completo del lavoro di riproduzione sociale e di risorse che vengono espropriate dalle cosiddette regioni periferiche del mondo e da persone che hanno vissuto in qualche modo al di fuori delle cosiddette dinamiche di mercato. And the idea then is that's above and Questa beyond idea overcoming va ben exploitation, oltre la sconfitta dello sfruttamento nel contesto dell'economia ufficiale. Pay as you go. E credo che ciò cambierebbe l'intero meccanismo di calcolo di cosa sia il surplus e di ciò che è necessario. Il costo del necessario, la sfera del necessario, va ben oltre il semplice concetto di pagare un lavoratore abbastanza affinché si possa riprodurre la prossima generazione. Include un'altra gamma di costi che sono rimasti inevasi e ora ci viene presentato il conto. Un conto enorme. Costi che ritornano e ci perseguitano e devono essere gestiti da una società socialista. E questa era una breve risposta alla tua domanda. Okay.